Ciao a tutti, eccoci a un nuovo video. Oggi vi voglio parlare di un qualcosa che mi è successo e anche per mettervi in guardia da questa cosa, di stare molto attenti. E lo so, noi non ci vediamo da molto tempo, ma ci racconti una cosa così da stare attenti. Purtroppo sì, è capitata e quindi volevo condividere con voi qualche cosa, così iniziamo anche un'altra tipologia legata più soltanto all'astronomia, ma un po' per parlare un po' di tutto, per creare un canale un po' diverso, un canale che sia multi argomento, quindi non legato a un solo tipo di argomento, ma che parliamo un po' di tutto, ecco, in generale. Va bene, come vedete nel titolo, nuova truffa PayPal. E che cos'è questa nuova truffa PayPal? Ve la posso raccontare. Allora, cosa fanno? Voi sapete, io vendo online, quindi vendo dal sito, e mi chiama uno, mi dice: guarda, io devo completare un pagamento dal sito, mi è difficile. A volte può capitare che il sito non si collega, un problema di server o quant'altro, però vabbè, io che controllo gli ordini, però non mi risulta, o perlomeno se c'è un problema di pagamento tu vai su PayPal, ti ricolleghi all'ordine, invii il denaro, al massimo mi chiedi la mia email, come ha fatto, ti chiedo di collegare a PayPal e tu mi invii il denaro. Altre cose non servono, poi serviranno a te il codice OTP di autenticazione a due fattori che PayPal ha attivato, ma come anche altri sistemi di pagamento per il POS con carte eccetera eccetera, per una sicurezza antifrode. Quindi ti chiedono di inserire il tuo numero di telefono, la conferma del numero di telefono, e ti dice: guarda, verrà inviato il codice OTP che poi dovrai inserire in questo. Ok, comunque questa le mail, io dico sì, guarda, prima mi dice le mail che dico no, guarda, quella è sbagliata, se invii lì il denaro non arriva, ma nemmeno io lo posso prelevare perché non è quella le mail che noi abbiamo per i pagamenti collegati a PayPal Business. E ok, allora lui mi dice: ok, mi dici le mail così ti mando il denaro, va bene, fin qui. Poi all'improvviso che lui mi chiede queste mail, allora io faccio, lui mi dice: guarda, mi compare il numero di telefono, mi confermi che questo è il tuo numero di telefono? Io lì non ho risposto, non ho risposto perché sono un venditore ma sono anche un compratore, quindi quando pago o invio denaro ai fornitori o che compro qualcosa anche io su altri siti, confermate il mio per ricevere il codice OTP, quindi per ricevere il codice che poi inserisco, lui viene confermato, ok, fum, pagamento, vada oltre e si conclude. Quindi quando mi ha chiesto questa cosa, si è attivata la campanellina, blim 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 blim, blim. Infatti mi raccomando, mai nessuno vi chiederà dei dati. Quindi poi la cosa che ho fatto, lui dopo sono uscito, quando ha visto che non, ah va bene, vi segnalerò a PayPal. Mi ha detto: scusa, no, vi segnalerò a PayPal. Ah va bene, fallo, segnalaci. Cioè, ci segnali per che cosa? Soldi non li abbiamo rubati, non ti abbiamo fatto niente, che ci segnali a PayPal? Cioè, io vi dico, state attenti se vi chiamano queste persone, state attenti a quello che dicono, non parlate subito, non date i vostri dati, non date le vostre informazioni, perché PayPal, come altri sistemi di pagamento telematici, non chiederanno mai i vostri dati di autenticazione e né vi chiederanno
i codici che vi arrivano sul vostro telefono collegati a voi, che loro poi comunque utilizzano un modo per prendersi i soldi, quindi voi dovete stare attenti e non dare mai nessuna informazione personale. Quindi quello che dovete fare è soltanto stare ad ascoltare molto bene quello che dicono e soprattutto cambiate subito la password se avete qualche problema di questo, anche perché poi, come sapete, noi non ci occupiamo solo di siti web, cioè solo di vendita online, ma anche di siti web, di sicurezza informatica, di altre cose tipo costruzione di pagine online. Quindi attenzione che si attiva la campanellina e voi, ecco, vedete, si è attivata la campanellina, di iscrivervi al canale e quindi di attivare la campanellina e di poterci seguire. E comunque mi raccomando, state molto attenti, vegliate e non fatevi fregare, state bene in ascolto. Comunque, come vi ho detto, noi oltre alla vendita ci occupiamo sicurezza informatica, realizzazione siti web, che saranno altre tematiche che includeremo nel nostro canale multiargomento, come vi abbiamo detto. Quindi se vi interessa scoprire le novità che ci saranno, seguiteci e attivate la campanellina. Ciao e buona domenica a tutti, mi raccomando, e vi auguro un buon fine settimana.